so se ne hanno... Final Fantasy VII Remake è cambiato molto rispetto all'originale. Ci siamo impegnati per dare una nuova forza all'impianto narrativo. Uno degli aspetti più interessanti è che nel titolo del 1997 non erano presenti affatto le voci. I dialoghi erano pensati solo in forma scritta. In seguito i fan avrebbero magari incontrato personaggi come Cloud e Sephiroth in altri giochi e opere, ma abbiamo cercato di immaginare quali voci avrebbero dovuto avere nel remake, come avrebbero parlato e quali emozioni avrebbero dovuto mostrare. Una grossa parte del lavoro di riscrittura dello script è stato fatto proprio sulla psicologia dei personaggi. Abbiamo cercato di renderli espressivi e comunicativi per trasmettere all'utente quello che stanno pensando o provando. Ci sono inoltre linee narrative che approfondiscono alcuni personaggi a cui era rivolta poca attenzione nel titolo originale, per esempio i tre membri dell'Avalanche. Abbiamo sviluppato parti inedite della storia per questi comprimari per dargli personalità e spessore. Sarà una parte consistente del remake. La storia del remake in ogni caso inizia allo stesso modo del titolo originale e termina con la fuga di Midgar. Abbiamo comunque speso molta energia per allargare quell'universo, cercando di garantire allo stesso tempo un andamento sempre coinvolgente del racconto e la presenza di un climax efficace. Abbiamo agito in modo da creare un racconto standalone e la sensazione sarà quella di giocare un capitolo principale della serie Final Fantasy. Il Materia System era una parte eccezionale del titolo originale ed era molto divertente da giocare, quindi non volevamo cambiarne il cuore e la struttura. Tutte le possibilità offerte dal Materia sono ancora lì. Abbiamo però migliorato l'interfaccia e creato qualche legame anche con la nuova componente action del gioco. Ci saranno ad esempio tipi inediti di materia che permetteranno di usare nuove abilità o modificare quelle preesistenti, e in questo modo vogliamo adattare il sistema ai diversi approcci al gameplay. Per esempio ci sarà una materia che permetterà di eseguire un affondo subito dopo una schivata, rendendo il combat system più dinamico. Un'altra ottima dote del gioco originale era che il Materia System permetteva di specializzare i vari personaggi. Per esempio Tifa poteva essere riadattata a curatrice con le giuste modifiche. Anche questo aspetto è rimasto nel remake, in cui potrete assegnare a qualsiasi eroe le caratteristiche e le abilità che desiderate. Abbiamo però cercato di evolvere la formula, assegnando ai personaggi specifici ruoli in cui sono più portati, il che si traduce in skill esclusive. Per esempio Aerith ha abilità unica e legata a supporto, Barret nel combattimento ad alla lunga distanza e così via. In Final Fantasy VII Remake troverete anche un sistema di sviluppo delle armi che abbiamo creato ispirandoci al mondo dei Final Fantasy VII. Trovando i giusti materiali e accumulando punti espansione potrete aumentare la potenza di una spada, modificarne le caratteristiche, sbloccare nuove abilità da usare in battaglia e magari ampliare gli slot per la materia. In pratica un livello extra di profondità per sviluppare i propri personaggi. Un aspetto cruciale dello sviluppo del remake è stato quello di ripensare il sistema di combattimento, alla ricerca di un bilanciamento tra strategia e azione. Avete già visto il risultato a cui siamo approdati, ma c'è un altro elemento su cui abbiamo lavorato molto attentamente, ovvero le boss fight. Non potevamo riutilizzare certe logiche del passato e l'obiettivo era di non suscitare noia o stanchezza con combattimenti troppo lunghi e statici. Abbiamo quindi optato per degli scontri suddivisi in diverse fasi e ogni boss è stato sviluppato con l'idea di essere memorabile ed entusiasmante. Final Fantasy VII Remake sarà pubblicato il 10 aprile. Siamo molto fiduciosi del lavoro che abbiamo fatto e dell'amore che abbiamo investito da fan nello sviluppo. Siamo sicuri che vi divertirete molto a giocarlo. Dopo 23 anni, Cloud e Sephiroth torneranno in Final Fantasy VII Remake. Sono sicuro che i fan del titolo originale non vedono l'ora di provarlo. E alle persone che non lo hanno mai conosciuto prima, dico che si tratta di un'avventura assolutamente incredibile, realizzata con tecnologia all'avanguardia. Provatelo e buon divertimento.